Buonasera, bentrovati con l'informazione di Udinews TV. Iniziamo questa nostra edizione notturna del telegiornale con le notizie nazionali. Al via il processo ai Renzi con una breve udienza tecnica al Tribunale di Firenze per presunte fatture false emesse dalla loro società. I coniugi Renzi non erano in aula, presente invece l'imprenditore Luigi D'Agostino, imputato insieme ai genitori dell'ex segretario del PD. Era un'udienza tecnica, ha spiegato il difensore, non era necessaria la presenza dei miei assistiti, che invece parteciperanno alle udienze per le quali ci sarà bisogno che siano in aula. Il processo è stato rinviato al 20 maggio dopo che il Tribunale ha incaricato un perito della trascrizione delle intercettazioni effettuate nell'inchiesta e ammesso le prove portate da accusa e difesa. Andiamo avanti con un'altra notizia, una morte nel Vicentino, trovato un militare statunitense appunto morto in caserma accanto al letto, c'erano alcolici e stupefacenti. È accaduto nella caserma americana Ederle di Vicenza, un giovane di 19 anni che è stato trovato nel suo alloggio. La morte risale a ieri mattina, ma la notizia è stata resa nota quest'oggi. A dare l'allarme sono stati alcuni suoi commilitoni dopo appunto che il soldato non aveva risposto alla adunata e dopo non essere riusciti a contattarlo al cellulare si sono avvicinati appunto e sono entrati nella sua stanza. E tra l'altro non è il primo caso, perché altri due decessi improvvisi si erano verificati lo scorso anno sempre all'interno della caserma. Spostiamoci ora con le notizie del mondo. In Venezuela, Guaidó torna a Caracas, ha promesso, sfidando ancora una volta il regime di Nicolás Maduro, metteremo fine all'usurpazione. Il leader dell'opposizione è stato accolto da migliaia di sostenitori senza essere arrestato al suo arrivo. Intanto dagli Stati Uniti arriva un messaggio chiaro al governo: non lo toccate o reagiremo. Veniamo ora a Udine, un incontro fra il vice governatore Riccardo Riccardi, CGIL, CISL e UIL. Il risultato è l'avvio di un percorso condiviso che prevede un incontro previsto per il 13 marzo sul tema della riclassificazione delle case di riposo e un'interlocuzione sulle linee per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale. Abbiamo previsto, ha affermato Riccardi, un incontro informativo sulle linee annuali per la gestione del servizio che definiscono gli obiettivi e le risorse complessivamente disponibili prima dell'adozione dei piani attuativi locali per permettere alle parti sindacali di conoscere ciò che avverrà nel corso di quest'anno di transizione. Ed ora un report dell'ufficio studi di Confartigianato Imprese Udine: una lenta ma costante contrazione ha interessato i prestiti bancari alle piccole imprese nell'ultimo quinquennio in Friuli Venezia Giulia e a settembre del 2018 rispetto a settembre del 2017. Si è registrato un calo dei prestiti del 3,3%. La contrazione è stata determinata più dal calo del numero delle aziende che hanno fatto richiesta di finanziamento che dalla minor percentuale di pratiche accolte dalle banche. Dal 7% di pratiche rifiutate nel 2013 si è passati al 2% del 2018. È arrivato invece l'ok da Roma: 30.000 euro sono stati stanziati per la riqualificazione del quartiere di Udine Est e se ne è parlato proprio quest'oggi in giunta comunale. Sentiamo. Sì, la notizia riguarda 18 milioni del finanziamento pubblico, quindi il governo centrale Roma ci manda 18 milioni, anzi ci autorizza a spendere 18 milioni per fare tutta una serie di iniziative che riguardano la zona est, quindi via Cividale, stiamo parlando dell'ex caserma Osoppo, stiamo parlando di piazzale Oberdam, dove verrà realizzata una rotonda al posto dell'impianto semaforico, poi verrà realizzata una pista ciclabile che parte da piazzale Oberdam e arriva fino alla stazione a San Gottardo del treno che arriverà a Cividale, per dire le cose più grosse che sono in programma. Però sono 18 le progettazioni, adesso noi possiamo fare le gare per trovare le imprese che vogliono realizzare queste opere e da Roma ci arriveranno i soldi come stato di avanzamento, cioè ogni volta che noi riusciamo a terminare un'opera ci daranno in pratica i soldi per quanto abbiamo speso. È una notizia importante perché molti erano pessimisti, pensavano che da Roma i soldi non ci fossero più e invece i soldi ci sono e oggi c'è questa bella notizia che Roma ci assicura il finanziamento.
Con Cristiano Sciaurli invece questa mattina abbiamo parlato dell'esito delle primarie, ma abbiamo anche guardato avanti alle prossime elezioni amministrative ed europee. La soglia psicologica dei 25.000 è stata raggiunta, partiamo da qua. Sì, un dato assolutamente positivo, devo dire quasi inaspettato per quelle che erano le precondizioni, ma devo dire davvero un grandissimo momento di democrazia per cui vanno ringraziate tutte le persone che ci hanno messo la faccia e si sono recate ai seggi. Quindi io credo un segnale, penso, a tutta la politica italiana, non solo al Partito Democratico, non solo al centro-sinistra. 25.000 il dato regionale, 1.800.000 quello parziale. A livello nazionale, la vittoria di Zingaretti così ampia se l'aspettava? Ma era un po' nell'aria e sappiamo che insomma quando anche nelle convenzioni fatte in precedenza c'è un successo di un candidato segretario, poi si tende anche a valorizzare e a rafforzare questa persona che dovrà poi essere il rappresentante e il segretario di tutti. Un segnale anche ovviamente di discontinuità, ma credo che soprattutto, ripeto, per noi l'importanza era l'affluenza ed era la partecipazione e il segnale di una comunità che vive e vivace anche in questa regione. Rimanendo sul politico, che ripercussioni ci potrebbero essere in regione proprio con la vittoria di Zingaretti e dell'ala più sinistra del PD? Ma non credo che ci sia nessuna ripercussione, ne abbiamo fatto un congresso unitario a livello regionale, abbiamo replicato questa unitarietà anche nei livelli provinciali. Collaboriamo, credo bene, davvero tutti, da Francesco Russo a Sergio Bolzonello in consiglio regionale, e penso che proprio il segnale che ci ha dato il nostro popolo è quello di avere un PD autorevole, unito, pronto a fare l'alternativa, non a mettersi a discutere di correnti o di divisioni interne. Dobbiamo essere, anzi, prendere proprio il messaggio dell'unità in questo momento e della richiesta che i cittadini ci fanno di costruire un'alternativa. Tra le curiosità del voto tra i vari seggi allestiti in regione, che cosa ci può raccontare? Beh, ci sono dei dati importanti nella città di Udine, dove cresce notevolmente l'affluenza anche rispetto alle ultime primarie, quindi credo che questo sia un segnale importante della vivacità del partito del centro-sinistra nella città di Udine. Crescono realtà anche come la città di Trieste, e insomma c'è comunque un segnale dappertutto positivo, anche in paesi dove non eravamo molto presenti, in piccole comunità dove non eravamo molto presenti, le persone si sono recate al voto, magari con due persone che tenevano aperto il circolo, si sono trovate quasi inaspettatamente decine di persone che sono andate a votare. E allora andiamo a sentire le parole del nuovo segretario del Partito Democratico, di Nicola Zingaretti, che oggi è intervenuto tra i tanti temi anche su quello scottante della TAV. Era molto importante come primo atto da segretario del partito dare un segnale. L'Italia deve ripartire, perché abbiamo alle nostre spalle 9 mesi di molta propaganda, molte parole, molti confronti, molti selfie, molti sorrisi, ma in realtà questo paese è di nuovo in ginocchio. La produzione industriale è crollata, il fatturato delle aziende è fermo, anzi è crollato. Abbiamo anche sugli indici di fiducia delle aziende e dei consumatori dati drammaticamente negativi come non mai. La TAV è un simbolo, e a questo punto è un simbolo nazionale, di come non ci si deve comportare rispetto alle aspettative di futuro di un grande paese come l'Italia. È un'infrastruttura che servirà a questa parte di paese, ma è un costo che pagherà il sistema paese nel suo complesso, e questo è inaccettabile. Quindi quello che chiediamo è che i bandi non si interrompino, che vada avanti, perché veramente sarebbe criminale anche solo teorizzare per il nostro paese di perdere centinaia di milioni di investimenti per il lavoro, che è la vera grande priorità italiana. A Udine questa mattina una seduta del Consiglio delle Autonomie Locali. Tra i vari punti, il CAL si è espresso a favore del programma regionale di finanziamento sulle politiche di sicurezza. Malgrado quasi 4,4 milioni di euro previsti per il 2019 siano destinati solo ai comuni dotati di un corpo di polizia locale. A votare contro il programma è stato il sindaco di Palmanova, Francesco Martinez.
Abbiamo provato con parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali il programma Sicurezza 2019. Il programma Sicurezza è strettamente legato alla legge 9 del 2009 che prevede che i beneficiari di quegli interventi siano i corpi di polizia locale, quindi chi ha più di 12 addetti o 8 nelle aree montane. Sapevo delle criticità che si venivano a creare, che sono state sollevate anche nel corso di questa riunione, ma ho dato pronta risposta, nel senso che già la Giunta regionale, il Consiglio regionale in legge di stabilità aveva licenziato una norma che prevedeva un finanziamento di altri 3 milioni e mezzo che andranno a tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia, a prescindere se abbiano o meno il corpo di polizia locale. Una quota da 3 milioni e mezzo di euro suddivisa in 10.000 euro come quota minima per tutti, quindi nessuno avrà meno di 10.000 euro, e la restante parte, quindi fanno 2.150.000, la restante parte andrà suddivisa in modo proporzionale a seconda della popolazione residente, ma in questo modo potremo dare risposte a tutti su tutto il territorio regionale. Dappertutto si dice che la questura, piuttosto che anche costellazione, dice che i reati sono in calo, e dall'altra parte si gestiscono ingenti risorse per alimentare quel clima, no, di insicurezza che poi i cittadini di fatto, no, percepiscono, perché chi governa cerca di alimentare una situazione che non c'è. Quindi io penso che queste misure servono ulteriormente ad appesantire un clima che di fatto non è tale. Non si deve militarizzare, cioè, no, attraverso la polizia locale, come la chiama Roberto, io li chiamo vigili perché nel luogo comune tutti li chiamano vigili, di militarizzare persone che svolgono in realtà compiti che sono ben diversi da quelli del contrasto alla criminalità. A suo avviso dunque che cosa andrebbe fatto? Ma a mio avviso dico, van bene alcune misure che riguardano la videosorveglianza senza eccedere, no? Sembra che siamo controllati in qualsiasi momento che viviamo, fare più formazione di queste persone e dare più risorse, ma che non sono legate alle armi, perché io penso che siano pericolose nell'utilizzo, e poi direi che queste persone qua non sono preparate a svolgere un'attività che è compito delle forze dell'ordine. E questa mattina a San Giovanni al Natisone un incidente dopo il quale la donna che guidava l'auto è rimasta incastrata nell'abitacolo, e poi ancora un giovane centauro che ha sorpassato un'auto che lo precedeva impennando sulla ruota anteriore e poi si è scoperto essere senza patente. Tutto questo nelle nostre flash news. Fermato mentre impennava in sorpasso, e questo è il caso più eclatante emerso durante il fine settimana di controlli da parte della Polstrada del Dipartimento di Udine. Il ragazzo è stato multato per un importo di 2.148 euro, oltre alla perdita di tutti i punti della patente. Una volta fermato, infatti, gli agenti hanno scoperto che la moto era senza assicurazione e il ragazzo non aveva la patente per quel tipo di veicolo. Complessivamente la Polstrada ha controllato 923 veicoli, 209 le persone sottoposte a accertamenti con etilometro, 518 le infrazioni levate, 132 i punti decurtati. Pare esserci un regolamento di conti dietro il burrascoso episodio accaduto a Cividale. La polizia del commissariato locale sta cercando di far luce su una rapina avvenuta qualche giorno fa a casa di un uomo di 42 anni che vive temporaneamente nella città locale. Due le persone che hanno bussato alla sua porta e quindi l'hanno aggredito rapinandolo del telefono cellulare. L'uomo è rimasto ferito ad una gamba e un braccio, dovendo quindi ricorrere alle cure mediche. I due aggressori hanno preso poi un portacenere che era sul tavolo e l'hanno lanciato contro il cristallo della sua auto, infrangendolo. A dare l'allarme una vicina di casa, gli aggressori si sono dileguati a bordo di un'auto grigia. Incidente poco prima delle 7 a San Giovanni al Natisone, all'incrocio tra la regionale 56 e via Giassicco, nella frazione di Villanova dello Iudrio. Una Peugeot diretta a Udine si è scontrata contro una Toyota Yaris. Nel violento impatto una donna è rimasta incastrata nell'abitacolo. Sono stati i vigili del fuoco di Cividale a liberarla dalle lamiere prima di affidarla al personale sanitario. Furto nella notte al negozio della TIM al Terminal Nord. I malviventi si sono nascosti nei bagni del centro commerciale in attesa che i negozi chiudessero. Una volta entrati in azione hanno razziato il punto vendita, quindi in mattinata alla riapertura del centro sarebbero usciti mescolandosi alla clientela e facendo perdere le proprie tracce. Indagano i carabinieri anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Il teatro nuovo Giovanni da Udine è stato scelto da un innamorato quest'oggi per dichiarare il suo amore alla sua fidanzata, e noi volevamo esserci. Un cuore disegnato con delle rose rosse, una sedia illuminata da un filo di luci bianche, lui seduto al pianoforte, lei al centro del palcoscenico.
in sala al Teatro Giovanni da Udine, set per questa romantica dichiarazione d'amore, solo pochi amici emozionatissimi in rigoroso silenzio. Lui sfiora i tasti e all'improvviso una dolcissima melodia su cui Daniel canta una canzone d'amore composta e scritta appositamente per Rachele, la sua amata. L'esibizione finisce, lui in ginocchio che chiede la mano di lei. Allora, noi frequentiamo la stessa chiesa e in realtà ci conosciamo da tantissimo tempo, però abbiamo cominciato a frequentarci solamente 9 mesi fa e è cominciata così, come comincia l'amore. Te l'aspettavi una proposta? Mi aspettavo una proposta, però non adesso, non così, cioè non avevo sospettato assolutamente niente e questo mi sbalordisce ancora di più perché cioè, non me l'aspettavo. Tutti sono stati bravissimi a nasconderlo, cioè non mi è passato neanche per la testa. Daniel, come ti è venuto in mente il teatro? Allora, noi siamo stati a Venezia quest'estate e siamo stati al teatro La Fenice, bellissimo, fantastico, sapevo che lei è innamorata del teatro. Poi siamo stati a vedere Christmas Carol per il mio compleanno, quest'inverno, ho detto, devo fare la proposta. Troppo presto già per fissare una data, hai già in mente un periodo almeno dell'anno? Beh, in realtà non è troppo presto perché noi ci abbiamo pensato un po' da tempo, però cioè, è stata soltanto la proposta che è stato diciamo l'atto decisivo. Però a una data, per esempio, abbiamo già pensato, per esempio, il prossimo anno. È un nuovo spazio per gli appassionati di fumetti, sta per nascere in città, scopriamo allora dove nel prossimo servizio. Un piccolo angolo per tutti gli appassionati di fumetti sta per diventare realtà a Udine. Si tratta del bar Moretti che dall'apertura si è caratterizzato per la libera consultazione, dalle graphic novel più ricercate ai Topolino. A breve il bar Moretti si distinguerà da tutti gli altri esercizi commerciali perché al suo interno sarà anche possibile acquistarli, non solo i fumetti ma anche gadget legati al mondo dell'illustrazione e dei Lego. L'idea era aprire un locale e che avesse una parte del locale dedicata alla vendita dei fumetti. Adesso negli ultimi tempi invece abbiamo dato un'accelerata, siamo partiti anche con i permessi vari e la burocrazia varia a sbloccare insomma e così noi abbiamo la possibilità anche della vendita. Una marcia in più data dalla passione dei titolari che permette di trovare all'interno pezzi introvabili e di proiettare verso prospettive più ambiziose l'iniziativa. C'è una chicca che però io l'ho ottenuta ma non la vendo, che è un Voltron, che è un robot degli anni 80 e 20. Noi siamo, allora stiamo vedendo, nel senso, siamo già in contatto con illustratori, con tecnici proprio del fumetto, però proprio work in progress. E parliamo adesso di un libro che è stato presentato questo pomeriggio nella sede della Fondazione Friuli e che raccoglie tutti gli scritti di un collega che non c'è più, Abbondio Bevilacqua. Fin dalla giovane età era ragazzo quando sul terrazzo di casa sua si stendeva nelle sere d'estate a leggere il Messaggero e la Gazzetta dello Sport e ha cominciato forse così ad interessarsi, ad innamorarsi tra virgolette di questo sport che ha anche praticato tra le mura del collegio Renati che ha frequentato per moltissimi anni. Una pubblicazione dove lei stessa ha scelto gli articoli che meglio descrivono il percorso e la carriera del collega che si è sempre distinto soprattutto per essere una persona molto professionale e affidabile. Non lo so se la scelta è caduta sui pezzi migliori, sono pezzi che a me sono sembrati sì, forse anche più belli di altri o che comunque ho sentito più vicini alla sua sensibilità e non è stata una scelta facile, a un certo punto per stanchezza ho detto basta. Oggi presentiamo il libro su Bevilacqua e credo che rappresenti una figura di giornalista un po' di una volta. Era uno che faceva delle indagini e anche degli articoli d'inchiesta, uno che verificava le fonti, uno che aveva la capacità di indagare anche i numeri e anche voglio dire tutti i documenti che poi gli servivano per scrivere un articolo. Me lo ricordo che per esempio anche quando c'era la finanziaria regionale andava a spulciare i capitoli, andava a verificare prima di scrivere. Quindi voglio dire un giornalista d'antan, adesso siamo pieni insomma di
di giornali e di giornalisti che magari fanno ricerca su Wikipedia o su Google, che non verificano le fonti e poi escono fuori le fake news. Quindi insomma la presentazione di questo libro indica anche a noi, a tutti coloro che si occupano di comunicazione, un sano modo di affrontare la notizia, perché come si dice le parole molte volte possono diventare anche pietre. E avviciniamoci alla pagina sportiva con un'altra notizia, con un altro punto che è stato toccato quest'oggi in giunta comunale, perché si è parlato anche di sport. Infatti il comune ha dato un contributo di 20.000 euro alla società organizzatrice del Giro d'Italia femminile, giro che si concluderà ad Udine. Beh, abbiamo anche dato un contributo di 20.000 euro alla società che sta organizzando l'arrivo del Giro d'Italia femminile, che si concluderà quest'anno a Udine, sul salone del Castello, il 14 luglio. In pratica ci sarà la tappa finale, è una gara internazionale, partecipano 140 cicliste professioniste, 40% sono italiane, ma il resto, in pratica, 60% arrivano da tutti i paesi del mondo. Quindi una bella vetrina per la città di Udine, ricordare il ciclismo femminile, anche perché a casa nostra abbiamo delle campionesse che meritano un riconoscimento con questa tappa che abbiamo voluto, grazie a Enzo Cainero che si è impegnato molto, realizzare qui come finale del giro nella città di Udine. Sarà una bella rampa quella che da Piazza Libertà porta su in Castello, quindi sarà molto bello vedere un po' anche questo arrivo del ciclismo femminile. Ed ora andiamo a vedere gli anticipi e i posticipi, entriamo nella pagina sportiva proprio con questo, delle prossime partite di campionato che riguarderanno l'Udinese, Udinese e Genoa, la decima giornata che si disputerà sabato 30 marzo alle ore 15, mentre l'undicesima Milan-Udinese martedì 2 aprile alle ore 19, la dodicesima Udinese-Impoli si giocherà normalmente la domenica il 7 aprile alle ore 15, invece di sabato alle ore 18 si giocherà il 13 aprile per Roma-Udinese, mentre sabato 20 aprile si giocherà alle ore 15, quindi un anticipo fra Udinese e Sassuolo. Udinese che sta vivendo un buon momento dopo la vittoria contro il Bologna, ma un buon momento stanno vivendo in particolare i giocatori argentini. Noi abbiamo intervistato il protagonista della partita di ieri, ovvero Ignacio Pussetto. Sentiamo allora alcune delle sue parole nell'estratto che vi proponiamo. Ho fatto tantissime posizioni nella mia carriera, ma la che mi piace di più è giocare avanti, mi piace stare vicino alla porta, poter aiutare alla squadra, tanto sia con un gol o come, con un'assistenza, per me quello è lo importante. Ti ha raggiunto anche la tua fidanzata, vediamo anche dai social che avete un rapporto molto stretto, avete un legame che immagino ti aiuti anche tanto per poi quello che ci vai a vedere in campo. Sì, lei è importantissima alla mia vita, lei mi aiuta tantissimo, per me non so come dirlo, però è la mia vita oggi, è una città che mi piace perché è molto simile alla città che io giocavo a calcio nella mia prima squadra. È una città che mi trovo benissimo, tranquilla e che si può vivere tranquillamente. Scendiamo di categoria, parliamo di Serie C perché è molto atteso il derby del Pordenone contro la Triestina che si giocherà al Nero Rocco domenica, e questa sera un incontro che è stato organizzato dal Panathron di Udine proprio qui all'Hotel Astoria, dove è intervenuto il mister Attilio Tesser. Sentiamo. Sì, c'è il derby, ma quello che maggiormente conta, quello che speriamo, quello che sarebbe bello nella consapevolezza che è duro, e di continuare a regalare delle soddisfazioni, a regalarci delle soddisfazioni a noi, magari arrivando fino in fondo, questa è la speranza. Al di là di questo, che è una battuta chiaramente, c'è questa partita importante domenica a Trieste e ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto contro tutti, indipendentemente dal nome, a viso aperto, in piena umiltà ma in consapevolezza anche delle forze di questa squadra. C'è passione, io sono stato 2 anni allenatore della Triestina, so tanta passione che c'è in quella città,
Pordenone non la sto conoscendo adesso, è una storia più corta, però ci stanno seguendo con grande affetto e anche i nostri tifosi si fanno sentire sempre e ci danno una grossa mano. E quello che conta e che contava, e sono andato a vedere subito ieri sera il risultato post la nostra gara, è che l'Udinese abbia vinto. Abbia vinto e ha dato un po' di ossigeno alla classifica, ha distanziato il Bologna, che è un'ottima squadra, perché mi aveva impressionato nella partita televisiva vista con il contro la Roma, che si è perso, ma meritava decisamente di più, e quindi è stata una vittoria molto importante. Sono contento che trovi un po' di serenità e che guardi al futuro immediato di questo campionato, cercando di arrivare nelle zone tranquille di classifica il più presto possibile. Andiamo a dare un'occhiata, come sempre, prima di salutarci, alle prime pagine dei giornali che troverete domani in edicola, a partire dalla prima pagina di Libero, che intitola Di Maio ancora contro il lavoro libero, assumere fattorini in bici ma resteranno disoccupati. Il vice premier, chi consegna cibo a domicilio costerà come un dipendente, di fatto le aziende dovranno licenziare e ricevere, la pizza sarà molto più caro. Avanti, un'altra prima pagina è quella della Verità, gli effetti delle primarie, Zingaretti e Grillini, primo flirt. Il neo segretario Rottama Renzi inizia il corteggiamento dal Movimento 5 Stelle, obiettivo spaccare il movimento, aprire la crisi e andare al voto. Di Maio fiuta l'area e dice il PD approvi con noi il salario minimo. Scrive ancora la Verità sul caso Consip, indagini regolari, il CSM assolve il PM Woodcock. Avanti. La prima pagina del giornale invece intitola un anno fa il voto Di Maio, ecco il conto, tra spread e borsa bruciati più di 170 miliardi di euro, TAV, oggi il vertice decisivo nel governo. Ed è tutto per questa sera, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona notte, ma vi lascio all'Accade Oggi di Guido Gomirato. Il 4 marzo 1956 alla Favorita di Palermo è di scena una partitissima del campionato cadetto Palermo-Udinese, l'Udinese che l'anno prima era stata retrocessa a tavolino per delle vicende risalenti addirittura al giugno del 1953. Il Palermo in testa alla classifica, ma l'Udinese lì, a un punto, ma con una partita ancora da recuperare. Sicuramente l'Udinese è la più forte di tutte le formazioni della cadetteria. Per quel evento la Favorita è riempita in ogni ordine di posto, c'è un incasso notevole, incasso da Serie A, oltre 20 milioni di lire, e l'Udinese fa alla grande il suo dovere, impone il proprio gioco, segna nel primo tempo con Menegotti e soltanto nel finale della ripresa il Palermo riesce ad agguantare il pari con un gol di Sandri, è un attaccante cresciuto a Udine e formatosi nell'Udinese. La squadra bianconera in quel torneo 1955-56 stabilirà un record, vincerà tutte le 17 gare casalinghe. Alla fine sarà prima con 49 punti, il secondo posto sarà del Palermo e tutte e due saliranno in Serie A. La formazione tipo di quell'Udinese è Romano, Azzimonti, Valenti, Snidero, Pinardi, Magli, Castaldo, Menegotti, Secchi, Bredesen e Fontanesi. L'allenatore è Giuseppe Bigogno.